popolazione di 8 comuni il primo anno. Abbattere gli stereotipi e gli schemi che creano disparità tramite la cultura è l'obiettivo della rassegna d'arte, cultura e narrativa per le pari opportunità e i diritti umani che titola Impronte femminili. L'iniziativa curata dall'assessorato alle pari opportunità di Fano che giunge quest'anno alla sua quarta edizione. Realizzato con il sostegno della Fondazione Carifano ed in collaborazione con altri 13 comuni sparsi per la provincia di Pesaro e Urbino, di cui la Città della Fortuna è capofila, il progetto è stato sostenuto sin dalla sua nascita dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Marche e quest'anno si svolgerà nella duplice veste di appuntamenti online ed in presenza. Il primo dei 23 incontri in programma sarà l'8 marzo e sarà possibile seguirlo alle ore 18 in diretta streaming sulle pagine Facebook e YouTube sia del Comune di Fano che di Impronte Femminili. La ricerca di quest'anno è una ricerca che si occupa comunque di pari opportunità, diritti e diritti ambientali, l'attenzione nei confronti dei diritti umani e dei diritti dell'ambiente che hanno la stessa matrice. Ad aprire i 23 appuntamenti, che è quello con Loredana Lipperini e Lucia Tancredi, due scrittrici, Loredana Lipperini è anche una giornalista molto nota, che affronteranno il tema della figura femminile nella storia, nell'archetipo, legato al tema di quest'anno, quindi al concetto di ecologia integrale. Gli appuntamenti, che spazieranno da approfondimenti di tipo culturale con presentazioni di libri e conferenze a laboratori per i più piccoli, momenti musicali e tanto altro, hanno l'obiettivo di occuparsi di una vera cultura per le pari opportunità, come testimonia anche il manifesto scelto per questa edizione di Impronte Femminili, intitolato Piccolo Drago e realizzato dall'illustratrice Mara Cerri. La ragazzina del manifesto è in ascolto della terra, che è una terra però non orizzontale ma verticale, come fosse un ventre. E c'è un piccolo germoglio che le suggerisce qualcosa, probabilmente una possibilità. E il titolo stesso della rassegna ha delle iniziali particolari, no? Una I, una F, un IF, che possono anche introdurci a una possibilità. Quindi il piccolo drago, che è il nome di questo germoglio, se vogliamo, lo ricorda anche un po' formalmente, ci introduce a una possibilità, a qualcosa che è in potenza di essere. Può sembrare banale che negli anni 2000 si facciano determinate cose, invece c'è grande bisogno, lo vediamo sia nei paesi più ricchi sia nei paesi più poveri, dove gli stereotipi, dove l'arroganza, il rispetto e la violenza la fanno spesso da padrone. Allora l'arma più forte è la cultura. La cultura ti aiuta a combattere l'ignoranza e la violenza con i suoi linguaggi, con le sue riflessioni, con i suoi approfondimenti. Ecco, allora iniziative come queste ci aiutano a scoprire, a comprendere e a crescere e a combattere l'ignoranza.